sveglia poco prima dell'alba. Federico ha chiesto di partire presto per arrivare all'isola di Barbuda col mare calmo. Incrociamo una nave da crociera tedesca che entra in porto e ci mettiamo in rotta a 30 gradi per raggiungere la nostra meta. Tutti giochiappi di Genova. Questo qui è un Genova della Madonna. Guarda il confino. Non è una vela triangolare che aggancia proprio il blocco. Con l'ausilio delle vele procediamo a 7 nodi. Riusciamo a dribblare una serie di nuvole che lasciano sotto di loro una doccia che si trasforma in altrettanti arcobaleni. A metà traversata sembra che il vento si sia rinforzato e che possa essere sufficiente per andare solamente a vela. L'isola di Barbuda non ha colline ed appare completamente piatta. Alle 10.45 gettiamo l'ancora davanti a Coco Point. Massimo ci porta a terra col tender. La spiaggia è completamente deserta, i resort non sono ancora aperti. È un amico tuo? Ciao. Dopo un breve accenno ad un'alba poco colorata, tutto si fa grigio. Scorgiamo sulla riva un gruppo di cavalli che si mettono a correre sulla spiaggia. Alle 6 comincia a piovere. Poco dopo le 14 leviamo l'ancora per portarci nella Gravin Bay. Bisogna prestare molta attenzione per evitare le formazioni della barriera corallina. No, lì è libero, e qua è il problema, lì no, vai tranquilla. Ma che so che di serate mi dovuto l'eredità della vettina. Poco dopo le 15 siamo di nuovo all'ancora.
dai mamma. Alle 10.30 si parte, salutiamo Barbuda e facciamo rotta per 180 gradi dirigendoci verso la parte est di Antigua. Predominante è il viola, con varie tonalità che partono dal mare, proseguono sull'isola di Antigua che si staglia a prua per poi arrivare sino al cielo. Quando ci avviciniamo alla nostra meta, passiamo davanti al Devil Brag. Proseguiamo oltre, passando davanti a una scogliera sommersa sulla nostra destra. Massimo entra in un canale e ci ormeggiamo ad una boa davanti a Green Island. 5 metri! Vedi? 3 metri! Ci sei sopra? Oh, fermo! L'ho fatto apposta perché se tu più vai vicino là, più prende doppie correnti e ti metti di traverso da una parte all'altra. Invece qui io mi prendo l'allineamento del vento. E tu vedi che uno di qua è via.